Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, il gruppo di Forza Italia voterà a favore di questo provvedimento. Votiamo a favore perché, anche se non è scritto, risulta che la ricapitalizzazione fino a 900 milioni di euro della Banca del Mezzogiorno avrà lo scopo, prima ancora della costituzione dell'autonoma banca pubblica di investimento, di consentire alla stessa Banca del Mezzogiorno l'intervento diretto nel rilancio della Banca Popolare di Bari. E ho detto risulta perché si tratta di un vero e proprio espediente utile a salvare una banca, evitando di usare il termine salvabanca, tant'è che neanche l'avete nominata la Banca Popolare di Bari. Ma noi, vedete, questo lo capiamo, avete, come posso dire, la nostra comprensione, soprattutto voi del Movimento 5 Stelle. D'altronde, con quale faccia, ci siamo chiesti, vi potreste presentare dopo che in tutti gli anni trascorsi in cui non siete stati al governo avete sostenuto il contrario di quello che invece oggi fate, se non fosse state così bravi a rigirare la frittata, eh? Chi glielo dice al vostro Di Battista, che quando era seduto qui nel 2017 diceva, virgolettato, i quattrini per le banche d'affari, per le banche private, questi ipocriti di sinistra, che poi ce l'ha con voi, Partito Democratico, che danno dei fascisti al Movimento 5 Stelle, li trovano in 18 minuti. Chi glielo dice al vostro Di Battista, che accusava il PD salva le banche in 18 minuti, che proprio ora voi state salvando una banca, e indovinate con chi? Col PD, insieme al PD. E a quegli elettori ai quali avete girato il video degli interventi di Di Battista, chi glielo dice che appena siete arrivati al governo vi siete accorti del cumulo di idiozie che avevate detto e propagandato negli anni precedenti? Idiozie! Chi glielo dice che per non far vedere che siete incoerenti oggi state salvando la Banca Popolare di Bari senza dire che la state salvando? Sia chiaro, signor Presidente, che noi eravamo e siamo d'accordo a questo intervento, ma la verità non può e non deve passare inosservata. E lo dico anche ad onore e difesa dei colleghi del mio gruppo, che nella precedente legislatura, con la stessa coerenza, hanno avuto lo stesso atteggiamento di oggi. La verità non può e non deve passare inosservata, perché mentre voi, e mi riferisco sempre agli stessi di prima, voi che in tutti questi anni avete ballato con le vostre posizioni demagogiche e populiste, e poi vi siete scontrati con la prova del governo facendo sostanzialmente quello che altri prima di voi avevano fatto bene, Forza Italia ha sempre mantenuto la sua posizione coerente, che poi era ed è quella più responsabile. Interveniamo nel sistema bancario oggi sulla Banca Popolare di Bari a tutela dei correntisti, degli obbligazionisti, degli azionisti, dei dipendenti e dell'equilibrio dell'economia del Paese e di alcuni territori in particolare dove la crisi bancaria si manifesta, al netto delle responsabilità civili e penali che poi tocca ad altri organi determinare e non certo al Parlamento. Il gruppo di Forza Italia, Berlusconi Presidente, sostiene con il proprio voto responsabile gli interventi a tutela dei risparmiatori, guardando alla fase di cessione di assetti strategici, come nel caso della Banca Popolare di Orvieto. Il collega Nevi su questo si è speso molto nella Commissione Finanze, insieme al nostro capogruppo Antonio Martino e agli altri colleghi. E al rilancio della Banca Popolare di Bari come attore importante, imprescindibile del territorio della Regione Puglia e di altre regioni del Sud, perché e per esempio una di queste regioni molto interessata a questa vicenda è la regione Abruzzo, considerando prioritaria la massima salvaguardia dell'occupazione per i 3.200 lavoratori interessati e il presidio anche
territoriale degli sportelli, su questo saremo molto vigili con il mantenimento della natura commerciale della banca. A proposito di questo, ci avete fatto ritirare un emendamento sostenuto in commissione dal nostro capogruppo in commissione finanze Antonio Martino. Volevamo provocare anche una reazione del governo e della maggioranza su questo, perché noi intendavamo questo contributo che viene dato oggi, anche se sono state date le spiegazioni anche dello stesso Ministro, intendavamo portarlo direttamente ad aumento del capitale della Banca Popolare di Bari. La domanda al rifiuto di questa operazione è questa, ma nel rilancio della Banca Popolare di Bari a questo punto ci credete veramente sì o no? E saranno i fatti, saranno i prossimi mesi fino a giugno a farcelo capire veramente. Ma Forza Italia, e questo quindi io lo dico perché Forza Italia lo fa avendo presentato proposte di emendamento, ordini del giorno e proposte di legge, in questo caso specifico è convinta della assoluta necessità di dover però fare una differenza importante di ragionamento tra la operazione di salvataggio della Banca Popolare di Bari e quella più impegnativa di istituire e rafforzare la Banca del Mezzogiorno. Oltre al salvataggio della Banca Popolare di Bari ci interessa il piano industriale della Banca del Mezzogiorno. Che tipo di missione vera avrà quella banca? Ad esempio, avere un accesso al credito ridotto o averlo a tassi di interesse più alti che altrove indebolisce l'economia meridionale. Avere il supporto del settore assicurativo o non averlo è importante per il Sud. E allora per il comparto del credito si rendono necessari interventi per aumentare la disponibilità di risorse verso iniziative di sviluppo economico del Mezzogiorno. Ben venga l'intervento di Invitalia, che può essere un tassello importante per salvare la Banca Popolare di Bari, ma prima bisogna aver dato a tutti quanti noi e soprattutto a garanzia degli azionisti un piano industriale degno di tale nome. Nella discussione generale se ne sono dette tante di cose e non è il caso di ripeterle. È opportuno rimarcare che noi di Forza Italia, tenendo a cuore le oltre 350 filiali, 9 miliardi di raccolta, 3.300 dipendenti, 70.000 soci della Banca Popolare di Bari, abbiamo partecipato attivamente a questo decreto e l'abbiamo fatto proponendo ulteriori norme di salvaguardia della trasparenza bancaria con l'onorevole Giacomoni, a agevolare ulteriormente il ricambio generazionale. Abbiamo addirittura proposto di far accedere alle prestazioni straordinarie dei fondi di solidarietà anche i lavoratori che accederanno negli anni 2020-2021, sono evidentemente gli esuberi anche della Banca Popolare di Bari. Abbiamo proposto che il Governo intervenga per dare puntuali disposizioni a Invitalia affinché i termini e le modalità degli eventuali aumenti di capitale che verranno sottoscritti dalla Banca del Mezzogiorno non pregiudichino in maniera definitiva gli attuali azionisti. Abbiamo proposto inoltre che la Banca del Mezzogiorno possa intervenire sul ruolo dei confidi che al nord funzionano, al sud invece sono fortemente penalizzati, questo per sostenere le start-up, soprattutto quelle giovanili. Insomma, abbiamo proposto, inspiegabilmente abbiamo avuto da voi stamattina il rifiuto su tutto, un rifiuto, un niet. Rifiuto trasversale su tutto, carico di pregiudizio. E questa cosa non va bene, ma nonostante questo stiamo mantenendo il nostro voto favorevole. Insomma, anche in questo decreto per il bene della Banca Popolare di Bari, dei suoi risparmiatori, degli obbligazionisti, dei dipendenti e dei soci, non siamo rimasti a guardare. A proposito, cari colleghi, soprattutto che siete alla mia destra, non avete perso tempo intanto a organizzare le prime riunioni pubbliche vendendo già lo spot "abbiamo salvato i risparmiatori della Banca Popolare di Bari". A parte che non avete ancora salvato nulla finché tutti i passaggi successivi a questo decreto non saranno esauriti. Ma poi una considerazione, consentitecela. Prima di andare in giro in Puglia, in Campania o in Abruzzo a garantire ai risparmiatori della Banca Popolare di Bari, in Umbria, di averli salvati, dite al vostro capo politico che le associazioni venete dei risparmiatori
truffati, alle quali ad aprile 2019 avevate detto che la soluzione all'indennizzo c'era, lo stanno ancora aspettando e di indennizzo ancora non hanno materialmente visto un euro. Peraltro i risparmiatori interessati dal crack delle popolari venete otterranno solo un piatto di lenticchie, fino ad oggi non hanno ricevuto niente, per favore, e nei prossimi mesi otterranno il 30% di prezzo di carico delle loro azioni. Forza Italia vota sì a questo decreto e al salvataggio della Banca Popolare di Bari, dei suoi risparmiatori, dei suoi dipendenti e dei suoi soci. La ringrazio, ha chiesto di parlare la deputata Silvia Covolo, ne ha facoltà. Presidente, prego. Onorevoli colleghi, con la nostra questione pregiudiziale avevamo sollevato numerose perplessità.